inaugurazione che facciamo di questa Iola, che ha visto un investimento a parte del comune per la riqualificazione, perché era un progetto legato anche agli 80 posti auto in più, però abbiamo deciso, grazie a un'idea di Beatrice Nicolai, subito accolta dall'assessore Vecchi e soprattutto dalla Prologo, che di fatto è stata il braccio operativo dell'operazione, quindi ringrazio Alessio Capecchi e Serena Pinzani, che tra l'altro hanno fatto serata ieri sera proprio a installare questa bellissima targa, tra l'altro, e ringraziamo insomma Vieri Chini. La Prologo ha messo insieme anche una serie di soggetti privati che ci hanno aiutato poi nell'allestimento della Iola, perché oltre al fatto estetico ci tenevamo che diventasse anche un luogo che rappresentasse anche delle figure importanti come Dino Campana e Sibilla Leramo, che proprio consumarono nella loro breve ma intensa storia d'amore proprio a Borgo San Lorenzo la loro storia. Quindi l'idea era appunto di creare un punto anche da un punto di vista turistico. Non ci dimentichiamo che siamo di fronte alla stazione di Borgo San Lorenzo, quindi il principale punto d'accesso anche non solo dei pendolari ma anche dei turisti. La cosa bella è che in questo progetto sono state coinvolte una serie di soggetti, compreso la scuola, che qualche giorno fa appunto era con noi in questa prima iniziativa. Hanno fatto tra l'altro anche un lavoro didattico importante, e soprattutto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e del Giotto Livi si prenderanno in qualche maniera cura anche degli spazi verdi. Quindi non è solo un'area riqualificata, un'area in cui parliamo anche di cultura, e noi speriamo possa diventare anche un luogo dove diverse iniziative potranno essere svolte, ma anche un luogo che i ragazzi, diciamo le nuove generazioni, hanno già dato la disponibilità per essere cura. Quindi un grande esempio di comunità in cui ognuno fa un pezzetto di un progetto importante, si rende uno spazio pubblico sicuramente più bello, sicuramente più vivibile, e sicuramente si fa passare il messaggio che questo spazio è di tutti e quindi ognuno se ne deve prendere cura. La targa che abbiamo oggi inaugurato riporta anche una cosa molto importante di cui siamo molto fieri e orgogliosi come amministrazione: il fatto che l'anno scorso a Borgo San Lorenzo finalmente è stata riconosciuta come città della ceramica, quindi entra nel circuito delle 40 città italiane che sono città della ceramica. In Toscana sono 4, quindi un riconoscimento anche alla nostra storia artistica. Ieri tra l'altro è stato inaugurato anche il Chini Museo, con un riallestimento anche di tutta la struttura di Villa Pecori, quindi nella continuità ci fa piacere quelle che sono le eccellenze storico-artistiche del nostro territorio possano avere anche una visibilità in uno spazio che è davvero uno spazio d'accesso importante al nostro comune. Quindi grazie davvero a tutti le persone che hanno contribuito a questo bellissimo progetto, e niente, se qualcuna, la Beatrice vuol dire qualcosa o altri, ben venga, e grazie davvero a tutti. Intanto grazie all'amministrazione di aver accolto un po' questa proposta. Sibilla e Dino, Sibilla dice: Dino, ci siamo meritati il miracolo, perché in fondo quello è in una lettera che lo scrisse. In questa storia noi ci siamo meritati il miracolo. Il miracolo è successo, io mi auguro e voglio sperare che venga ancora di più riqualificata. Cioè, io immagino ancora un'illuminazione, anche durante la notte la targa sia visibile, perché il bello porta bello, l'ordine porta ordine, e bisogna un po' riappropriarci proprio dell'educazione civica, proprio del bene comune, perché il giardino è nostro. E ieri mentre ero qui a piantare le piante c'erano quei ragazzi che abitano là, e mi hanno detto: ma che stai facendo? Pianto le piante. E ci hanno dato mano, si sono messi lì, hanno chiesto come si faceva, allora Antonio gli spiegava come si mettono le piante, e quindi è stato un momento molto bello, e devo dire che è stata una bella occasione anche di condivisione questa. E quindi quando il bello porta bello c'è speranza, c'è vita anche su a Borgo. No, io volevo dire anche che abbiamo colto l'occasione, io sono Elena e insieme ad Andrea siamo guide ambientali e abbiamo trovato un'apertura, diciamo così, della Prologo di Borgo e quindi poi anche del comune per poter promuovere il territorio, quindi tutto ciò che sta anche proprio qui intorno a Borgo, senza andare necessariamente in Appennino a camminare o
muovendosi dal punto naturalistico in connessione anche con gli stanze artistiche che ci sono. Quindi abbiamo in programma una serie di escursioni, questa è la prima, si chiamano, cioè sono state diciamo così nominate il Borgo da scoprire, e sicuramente avremo modo col gruppo di oggi, siamo una decina, fra l'altro ci sono persone che vengono da Firenze, da Scandicci e persone anche del Mugello, quindi secondo me appunto l'obiettivo duplice di cercare di coinvolgere persone del posto che magari non conoscono forse i luoghi qui intorno camminati a piedi, magari ci passano in macchina, e anche quello di coinvolgere e comunque far conoscere le cose belle che ci sono a Borgo. Io vengo da Firenze, quindi sono un amante di Borgo, come dire, sono stata accolta e cerco, come dire, di promuovere le cose belle che ho conosciuto e che ho studiato. Quindi ecco, questo dolce obiettivo di coinvolgere persone da fuori e da dentro, in collegamento stretto appunto fra arte e natura, e sicuramente anche il Liberty, insomma, ci chiama tutta una serie di istanze anche proprio di questo tipo. E quindi niente, noi adesso partiremo e poi documenteremo qualche foto, ci faremo vedere tramite i social.